So che è doloroso per chi guarda, perché conosce Undertale, però ragazzi io non lo conosco, non so cosa dire e cosa fare, quindi... Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale. Nello scorso video c'è stata la lotta contro Muffet e un'ulteriore lotta contro Metaton, la terza. E che però, vabbè, è durata un nanosecondo perché Alphys ci ha aiutati. Ad ogni modo, oggi... Che si fa? Sinceramente non ne ho idea. Io intanto salgo queste scale e c'è Sans lì che ci attende. Cioè, o meglio, non è che attende proprio noi in particolare, ma chissà, chissà. Va in quel vicoletto oscuro sulla destra per degli affari da urlo. Ma mi sa che urlo sarà proprio quello, proprio la parola chiave. Ecco Sans. Ehi, ho sentito che te ne vai al nucleo. Ti vuoi accompagnarmi a cena prima? Vabbè. Grande, grazie per farmi compagnia. Di qua, conosco una scorciatoia. Tanto paghi tu perché io non ho soldi, quindi... O facciamo mangia e fuggi, che non si fa. Che non si fa mangia e fuggi. Oppure paghi tu. Beh, eccoci qua. Quindi, la tua avventura sta per finire. Ah, quindi è canonico che io finisca... parlando con Asgore? Va bene, allora. Immagino tu abbia molta voglia di tornare a casa. Ehi, so come ci si sente, amico. Però... Forse a volte è meglio accettare quello che già si ha. Qua giù hai già degli amici, hai da bere, da mangiare. Credi che quello che tu voglia fare ne valga davvero la pena? Ah, lascia perdere. Mi sto affezionando a te, Marmocchio. Ah, comunque, non si sa se il personaggio è maschile o femminile. Quindi Marmocchio è generico. Ehi, lascia che ti racconti una storia. Allora, sono una sentinella della foresta di Nevischio, no? Mi siedo là fuori e guardo se passano umani, è abbastanza noioso. Per fortuna, in fondo alla foresta c'è questa enorme porta chiusa, ed è perfetta per allenarsi con battute toc-toc. Quindi un giorno ne sto bussando una dopo l'altra, come sempre. Busso alla porta e dico toc-toc. All'improvviso, dall'altra parte, sento la voce di una donna. Chi va là? Al che, ovviamente, rispondo: Mac! Mac chi? No, tranquilla, lascio tutto pulito. Ok. Mac chi? Vabbè, porca miseria. Mannaggia l'inglesismo. E lei scoppia dalle risate, come se fosse la battuta migliore che lei abbia sentito da secoli. E così continua a raccontarne una dopo l'altra e le rideva. È il miglior pubblico che abbia mai avuto. E poi, dopo che ne ha detto una dozzina, lei bussa e dice: Toc toc! E io dico: Chi è? Ska! Scacchi? Oh no, grazie, preferisco la dama. Wow, non che ci sia bisogno di dirlo, ma questa donna era brava. Abbiamo continuato a dirci battute per ore. Alla fine me ne sono dovuto andare. Papyrus si irrita senza la sua favola prima di andare a dormire. Ma mi chiese di tornare, e così feci. E poi tornai di nuovo, e di nuovo. È un'abitudine ormai. Dirsi battute squallide attraverso quel portone spacca. Quindi, se io ora tornassi in quel posto, potrei fare la battuta toc toc e riceverei risposta? L'altra volta ho bussato, ma non ha aperto nessuno. Cioè, non, nessuno c'era, nessuna voce, niente. Un giorno, però, notai che non stava ridendo molto. Le chiesi cosa fosse successo, e lei mi disse qualcosa di strano. Se un umano dovesse mai superare questa porta, per favore, mi potresti promettere una cosa? Tienilo d'occhio e proteggilo. Lo farai, non è vero? Vedi, io odio fare promesse. E questa donna, voglio dire, nemmeno sa il suo nome, ma... Qualcuno che adora così tanto le battute squallide ha un'integrità alla quale non puoi dire di no. Capisci quello che sto dicendo? Quella promessa che feci, sai cosa sarebbe accaduto se lei non avesse detto nulla? Adesso te lo dico. Ti avrei ucciso sul posto. Questo risponde alla domanda che stavo per fare: chi è che quella donna volesse proteggere? Ehi, rallegrati, tappo! Stavo solo scherzando, e poi... Non credi che sia stato bravo a proteggerti? Voglio dire, guardati un po'. Non hai tirato le cuoie nemmeno una volta. Ehi, che vorresti dirmi con quello sguardo? Per caso mi sbaglio?
Non dirmi che è lui che ogni volta ci dava una mano a rialzarci dopo la sconfitta? No. No, 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 sarebbe troppo strano. Beh, questo è tutto. Prenditi cura di te, peste. Perché c'è qualcuno che ti vuole veramente bene. Quindi, quella donna con cui parlava Sansa era nostra madre? Forse? Attenzione, c'è un cabarettista. Sono il cabarettista di sto posto, sono divertente, tutti ridono le mie battute. Ora mio figlio vuole essere comico come suo padre. Ma le sue battute non fanno ridere, dice solo ste freddure, mette in imbarazzo la famiglia. Non è divertente. Quando la sua madre è morta non ce la faceva più a vivere a casa. Quindi se n'è andato, non l'ho mica più visto. Sono un padre terribile. Non è divertente, no, proprio per niente. Questo è l'MTT Resort. Ecco perché i tavoli avevano quella specie di ruota sotto, come Metaton. Ah, Nucleo, aspetta. Voglio un attimo uscire e andare a vedere quel vicolo losco. Perché è affari da urlo. Secondo me qua si urla e basta, cioè non è affari. Oh mio Dio! Ma che carine! Ma chi sono queste? Ehi! No, che figata! Su voi due, Bretty e Katie, e sono. Questa è la mia migliore amica. Oh, attenzione, parlatemi di Metaton. Oh mio Dio, Metaton è tipo la mia cotta robot. Penso che ci sposeremo. Solo che tipo ancora non lo sa. Ma lei. Nuovo. Cioè, tipo, la dottoressa Alphys ha costruito Metaton, giusto? Ma tipo, Metaton si comporta sempre come se essere costruito fosse stata tipo una sua idea. E anche dopo che è stato costruito si comportava come se Alphys fosse una vecchia amica. Ma adesso non sono più tipo tanto amici. Già, amica come me e Bratti, migliore amica per sempre! Su Alphys. Oh mio Dio, Alphys! Viveva nella nostra via. Era come una sorella maggiore. Se tipo la tua sorella maggiore ti portasse in giro nella discarica, ci siamo stati i posti migliori per trovare la spazzatura. Collezionava sempre questi strani cartoni animati e poi è diventata la scienziata reale. Già, non la vediamo ormai da una vita. Cioè, Alphys ha sempre tipo pensato che Asgore fosse super carino. Cioè, tipo, sono abbastanza sicura che lei abbia creato Metaton per tipo impressionarlo. Un robot con un'anima. Oh, con un'anima! E beh. Spiega molte cose. È tipo super attinente ai suoi passatempi. Quindi, dopo aver visto Metaton, Asgore le ha chiesto di fare un sacco di roba scientifica per lui. Ma tipo nessuno ha ancora visto qualcosa di suo. O lei in generale. Se ne starà tipo tutto il giorno nel suo laboratorio. Cioè, fatti una vita, ragazza! Già, come noi! Ancora Asgore. Oh mio Dio, un tale scemotto è una grossa fessacchiotta palla di pelo. Tipo, lo adoro, è così gentile. Dio, siamo tipo così eccitati per la distruzione dell'umanità. Me sono umano. Cattive. Siamo sicuri che sia il nucleo? Oi. Chi sono? Non ci dovrebbe essere nessun altro qui. Fa niente, ora non possiamo preoccuparcene. Ma con chi stava parlando? Cioè, con loro stava parlando, con quei due figuri che stavano lì? Ok, entriamo allora. Oh, cielo. Pronti? Ci siamo? Prendi l'ascensore verso la cima del nucleo. Ma per forza? Se io andassi qui invece? Ehi, perché prima non provi ad usare l'ascensore? Attenzione! Magic sbuca fuori dal suo cappello. Schiarisci le idee? Pensi al polline alla luce del sole. Tua difesa aumenta cosa? Hocus pocus? No! Ti piacerebbe? Eh sì, vabbè, però a caso, amico mio! Parlaci! Ok, sembra soddisfatto. Alla Kazam, abracadabra dove li lasci? Ma che attacco pietava! Ci mancava poco! Perché ci sono così tanti mostri qui? Voglio dire, no problem, giusto? Dobbiamo solo continuare ad avanzare!
Devo quindi per forza usare l'ascensore, mi stai dicendo, Alphys? Ah, l'ascensore dovrebbe funzionare. Va bene, vai a destra e continua a proseguire avanti. Ok, allora. Oh, oddio. Da dove arriva questa fossa? Dovresti riuscire a passare per di qui. Invece no, non si passa per di qui. Ma per forza a sinistra, dove stavo andando prima? Stavo andando bene allora. Io non è che volessi andare a sinistra, volevo esplorare. Ah, ok, una porta. Mi sembrava tutt'altro, mi sembrava. Oddio, cos'è? Sembra che tu non possa avanzare finché non premi il pulsante. Ma questi laser si attiveranno non appena lo farai. Sembra che arriveranno in quest'ordine: arancio, arancio, blu. Capito? Continua a muoverti fino all'ultimo. Santo cielo, per sbaglio l'ho fatto. Giuro che l'ho fatto per sbaglio. Oddio, stai bene? Mi spiace, ti ho dato l'ordine sbagliato. E infatti ho sbagliato io. Non mi sono mosso i primi due perché non mi aspettavo che arrivassero così veloci. All'ultimo ho reagito, ho visto che era arancione e ho reagito d'istinto. Vabbè, non fa niente, dai. Va tutto bene, ok? Continuiamo ad andare verso destra. Tutto mangiucchiato, scoperto qui. Un bivio. Prova ad andare verso destra. Mi dispiace, Alphys, ma stavolta vado sopra. Eh beh, era meglio. Valletto blocca la strada? Parla. Chiede a Valletto come si è andata la sua giornata. Non ti risponde. Chiudi gli occhi. Ma il cavolo! Mi hai colpito! Ti canto una canzone? Ok, Valletto è assonnato. Chiudi gli occhi. Non lo farò mai. Mi colpisci se chiudo gli occhi. Ok, a sto giro vado verso destra. Aspetta, no, penso che tu debba andare verso l'alto. No, Alphys. Mi dispiace, ma no. Mi sta prendendo per il culo, Alphys. Ah, pensavo che questa fosse la strada giusta. Ancora laser. Ok, io non sbaglierò stavolta. Disattiverò laser e ti farò passare. Non si stanno spegnendo, non riesco a spegnerli tutti. Toglierò l'alimentazione a questo posto, così potrai passare. Ok, vai. Bene, tombola. Oddio. Aspetta, fermati! L'alimentazione si sta riattivando da sola. Dannazione, non dovrebbe andare così. Io la spegnerò di nuovo. Quando si spegne, muoviti di qualche passo. Poi fermati, ok? Non ti farai mai del male. Un 2-3 stella, praticamente. Let's go! Ce l'ho fatta. Vedi? Ho tutto sotto controllo. Tutto è sotto controllo. Grazie, Alphys. Tranquilla. Ok, posso salvare. Ok, dovresti. Ora dovresti. Io non ne ho idea. Non è per niente simile alla mia mappa. Mi dispiace, io devo andare. L'aria satura dell'odore di ozono. Ti riempie di determinazione. Ma quale determinazione? Qua è un massacro. Io non ho idea di dove devo andare. Vattene via e non tornare, ma per favore. Ma se ne vada lei. Io vado totalmente a caso, amici miei. Io non ho idea di dove sto andando. Forse devo leggere sti cosi. Attraverso la stanza a nord della fine si aprirà. Oddio. Kaura. Kiribasta e Crackarana finale. Complimenti. Ti ha capito perfettamente, sott'acqua è calato. Tanto c'è. Vabbè, sì, qua io ci devo perdere proprio. Devo per forza risparmiarle. Boh, ragazzi, io sto perdendo un sacco di. No, non ce la faccio, qua perdo. Qua perdo, qua perdo. Dai, dai.
Allora, c'è un piccolo problema. Io continuo a crepare da quei tipi là sopra. Se vado da un'altra parte, eccala là. Ah, ma questa era via di prima. Non posso combattere, non posso pensare. Ma con pazienza arriverò fino in fondo. Verso est, questa è la fine. Ma a nord e poi qui sotto non si può andare. Se invece io di andare sopra andassi invece qua, ora a sinistra, a ovest. Ma questi sono i blocchi di ghiaccio che tirava quel lupo. Quindi servono a raffreddare il nucleo. Ma dai, guarda che ingegnosità. Risolvi questo puzzle e alla fine. Oh. Bene, ho due colpi allora per risolvere questo puzzle, eh. Ho due colpi e fatta, bene. Quindi si è aperta la fine? In che maniera? No, ragazzi, io non posso affrontare quei tipi là sopra. Sono troppo forti, mi sfasciano tutto. E questo cos'è? Perché non ti rilassi e ti fai uno spuntino? Prendo il Glam Burger, certo. C'è altro? No. Niente, quindi devo per forza andare a combattere quei tizi là sopra? Attraverso la stanza a nord e alla fine si aprirà. Che non è altro la stanza che ho fatto prima. O no? Forse no. Attenzione, 100 gin e cestino. Ok, li prendo. Molto piacere, grazie. E questa è la strada per forza. Andiamo avanti, rifacciamolo. Sono pronto a riperdere. No, devo stare attento qui, però. Vabbè, rana, manca solo la rana. Allora, ho appena scoperto che in base a quello che dice al nemico, lui ti fa un attacco diverso. Mamma mia, io ora penso di sapere cosa dire al prossimo nemico. So cosa dire alla guardia. Agisci, valletto, canta, devo cantargli due volte. Abracadabra, sì, amico mio, abracadabra, hocus pocus e alakazam. A Valletto gli canto che continua a chiudere gli occhi, magari si addormenta finalmente. Oh, si è addormentato alla fine. Ok. Qua Jack in the Box è più facile da scansare, eh. Pure fa attacchi veloci, fa attacchi veloci. Ok, allora. Ok, ho sconfitto altri due nemici, ora vado a ricaricarmi. Faccio così, salvo e continuo fino a che non arrivo a un punto dove effettivamente riesco a stare tranquillo, perché se no, ragazzi, non ce la faccio. È difficile sta parte. Devo anche sapere come però attaccare i nemici, quale attacco usare. Eccolo, dai, un'altra. I terzi. Che incubo, esatto. Allora, Giribasta, che è quello peggiore, faccio prega. E dopo lui si mette una mano sulla coscienza. Bene. Ok, sì, mi prendo sempre qualche danno perché se no non sono io. E uno se n'è andato. Chi è Bau? Ok, questo fa così. Fa la craccarana. La craccarana devo confonderla. Quindi ora si farà risparmiare. Senza problemi. Ok, risparmia, è andata. Ho visto abbastanza, sì, effettivamente. Mamma mia! No, dai, che cos'è? Sì, vabbè, però non può essere. Vabbè, allora! Non posso né sfidarlo né deriderlo. Ok. No. Allora, non deridere. Ah.
non devo dividerlo. Vabbè, quella proprio non potevo evitarla. Ok. No, vado ancora indietro a salvare. Non posso fidarmi assolutamente di niente. Devo stare molto attento a quello che faccio. So che è doloroso per chi guarda, perché conosce Undertale, però ragazzi, io non lo conosco. Non so cosa dire e cosa fare, quindi mi perdonerete. Però davvero non ho idea di come si combattono i nemici. È la prima volta che ci gioco. Cosa? Bastava fare così. E quindi cosa fa quello ora? Ah, ha aperto la via che era bloccata, ho capito. Wow, certo che si sono fatti proprio desiderare, eh. Certo che proprio ce l'hanno messa di impegno. Era sopra, poi a destra e poi ancora a destra che era bloccato. Ok, ah, perfetto, andiamo. Eccoci qua. Allora, nemici a caso? Ah, ok, questo qua so come farlo, non deridere. Ok. Perfetto, risparmio, andato. Quindi devo sapere come combattere i nemici e non fare a caso. Ah, bastava arrivare qui e salvare. Dietro questa porta deve esserci l'ascensore per il castello del re. Ti riempie di determinazione. E questo ora funziona. Vabbè, quello ora funziona. Credo però che sia meglio fermarsi qui. Nel prossimo video ci sarà invece lo scontro contro un personaggio che ormai abbiamo già incontrato diverse volte. E sarà davvero lo scontro finale. Quindi giovedì non vedo l'ora di farvelo vedere. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.